addirittura per Moran. Se l'Uruguay vuole ancora sperare, ora si va a vedere. Giustamente. Fai anche a disegnare lo strato. La scuola di calcio di Misuris, questa lunga non è. Sulla punta della stecca, che l'angelo agnello. Vediamo lo striscio di scambio arrivare a pallino. Bravo, mi piace tantissimo. Per favore, lo striscio di scambio arrivare a pallino. E ti devo ricordare anche l'anno da 4, lui che è un carambolista. E vediamo se lo marchiamo questo pallino, perché se lo marchiamo siamo campioni del mondo! La prima volta del campionato del mondo, Questi sport rappresentano un,
una fiammella all'interno di determinati contesti urbani particolari, no? Ci sono altri sport in cui magari il campione del paese, faccio un esempio, la scherma è considerata uno sport minore, qui almeno nella nostra regione sono pochissime le palestre adibite a questo sport. Però se andiamo a Pesaro, ad esempio, o nelle Marche, credo che ci siano più schermidori che calciatori. Valentina Lezzari e tanti altri sono tutti marchigiani. È evidente che lì la presenza di campioni, come nel tuo caso, nel nostro caso per te nel biliardo, ha fatto sì che potessero coltivare e nascere anche nuove leve dello sport. E in un certo senso è questo che voglio, questa proposta che voglio lanciare a Michelangelo. Far diventare Mola, se ci riusciamo, uno dei centri in Italia dove si pratica il biliardo e dove si favorisce la pratica del biliardo, perché avere un campione del mondo nelle nostre vie, nelle nostre case, è un elemento di cui dobbiamo approfittare senz'altro. Quindi l'idea è quello di magari cominciare organizzando magari nei mesi primaverili estivi un'esibizione in piazza per far sì che molti comincino ad avvicinarsi a questo sport, e poi noi mettiamo a disposizione, grazie sicuramente ai contatti e ai riferimenti che Michelangelo ha, le nostre strutture, pensavamo al palazzetto dello sport, per ospitare una manifestazione di biliardo qui a Mola. Da parte nostra, credo assessore, ci sia la massima disponibilità, e quindi siamo sin da subito disponibili a valutare qualsiasi iniziativa che vada appunto nel senso di promuovere Michelangelo e promuovere naturalmente lo sport del biliardo nella nostra città. Noi abbiamo preparato un piccolo dono, ne hai ricevute tante, la medaglia che porti al petto è credo insomma il simbolo più importante di quello che hai realizzato e stai continuando a realizzare. Però abbiamo pensato insomma di donare a te una targa in ricordo della tua vittoria a Lugano al primo campionato mondiale a squadra di biliardo, ecco la dicitura, pluricampione di biliardo Michelangelo Aniello, sindaco in rappresentanza di tutta la comunità molese in occasione della vittoria al campionato del mondo a squadre tenutosi a Lugano nel mese di gennaio 2019. Te la consegno con molto, molto orgoglio. Io guardo così, vado avanti. Sì, io grazie. Che io sono emozionato ovviamente, ma mi fa piacere insomma questo video. Le persone mi stanno seguendo tramite Facebook, tramite i social, tu sindaco che il primo mi ha mandato un sms tramite WhatsApp facendomi complimenti che mi aspettavi qui a Mola per fare qualcosa di importante. Insomma io metto la mia persona insomma per organizzare qualcosa di bello a Mola, e con i miei contatti vi farò mettere in contatto con la federazione per i dettagli di che cosa serve e di che cosa ci vuole per organizzare una tappa della BTP, che poi sarebbe la massima espressione del biliardo a Mola, come ho già fatto precedentemente. E quindi questo, se mettiamo il biliardo in piazza quest'estate, ci divertiremo senz'altro e faremo conoscere di più il biliardo che cos'è. Sto facendo il giro delle scuole insomma, quindi sì, con la preside 40 ho avuto un incontro questa mattina, ti ha messaggiato in diretta, stava con me, quindi
insomma, voglio divulgare questo sport e far capire che cos'è lo sport, il gruppo. Insomma, abbiamo fatto gruppo con l'Italia, anche se qualche elemento non sportivamente non ci troviamo, quindi là abbiamo fatto gruppo, abbiamo viaggiato tutti per un obiettivo, insomma, e questo è lo spirito di gruppo che valorizza ancora di più la mia vittoria. Questa è la più importante per me dell'individuale, insomma, e niente, faremo cose belle senz'altro. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. In pratica mi associo anche io a quelli che sono stati da parte del sindaco tutte le attenzioni per il nostro concittadino Michelangelo Agnello, campione di biliardo. Questa volta ha rappresentato l'Italia intera a squadre. Michelangelo, oltre a tutto quello che il sindaco ha voluto rappresentarti e dirti, che questa amministrazione metterebbe o mette a disposizione le nostre strutture sportive, in particolar modo il palazzetto dello sport, io ti chiederei, io oltre ad avere la delega all'assessorato dello sport o quella al bilancio, io ti chiederei un qualcosa in più, ti chiederei di vestire la giacca con il logo del comune di Mura, per cortesia, al momento, poi vediamo quello che noi possiamo fare in seguito, perché tu conosci bene questa cittadina, conosci bene i Molisi, magari quando ci incontriamo a Mola non ci salutiamo, ma se leggessimo Mola di Bari, anche se ci trovassimo a Molfetta, ci salutiamo. Quindi sarebbe bello vedere il nostro logo girare per il mondo, così come tu lo giri per quanto riguarda la tua disciplina, e vedere Mola di Bari, sì, il nostro simbolo, sulla tua giacca. Quindi ancora tantissimi complimenti e in bocca al lupo per quello che verrà. Grazie. Io chiuderei qui ringraziando nuovamente Michelangelo, la sua famiglia per la presenza, per l'attenzione e la disponibilità, augurando a lui ulteriori grandi successi. Non so se esiste una coppa intercontinentale, no, direi che sei arrivato già all'apice. È la cosa più difficile, credo, nel mondo dello sport. Lì si vede davvero la differenza tra i bravi e i campioni, è quello di rimanere all'apice, così come tu da tanti anni stai facendo. Quindi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto: da parte dell'amministrazione c'è davvero tutta la voglia, più che la disponibilità, c'è la voglia di organizzare qualcosa di bello per il nostro paese, per valorizzare uno sport che merita tanto, a maggior ragione se un campione del mondo è molese, abbiamo il dovere di farlo. Grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti, forza Michelangelo e forza Mola. Grazie.